cade tutta con le rocche, le corti, i distretti e i sudditi siano liberati da ogni potere, dominazione e sottomissione. Non sia lecito a nessun uomo cancellare questa nostra delibera, sotto pena della perdita di tutti i privilegi, diritti, libertà e benefici ricevuti da noi e dai nostri predecessori e sotto la pena di 1000 marchi di oro purissimo. Ordine del Serenissimo Principe e Signore Carlo IV, invito imperatore promulgato nella città di Lucca, oggi di ottavo nello mese quarto dell'anno di nostro Signore Gesù Cristo, millesimo, centesimo, sexagesimo nono, anno ventesimo terzo di Lorenzo, e decimo quinto dell'impero. Nomine, il governo della nobile potente Repubblica di Lucca, noi, Messere Luciano de Miserie, gonfalonieri di giustizia, comandiamo che oggi, domenica in Albis, dello nostro Signore Gesù Cristo, anno 646 della Reconquista della nostra libertà, siano nominati di nuovi gonfalonieri di digni terzieri della capitale, a ciò che guidino la gente loro in lealtà e rettitudine per lo bene del nostro e di tutta la Repubblica di Lucca. Sia lato allo Santo Volto, Signore nostro. Per parte del comandamento degli magnifici signori, signori anziani e messeri gonfaloniere di giustizia della nobile e potente Repubblica di Lucca, oggi, die decimo secondo, dello mese quarto, dell'anno di Signore Gesù Cristo, 2015, auto mandamento degli magnifici signori, signori anziani e messeri gonfalonieri di giustizia, si comanda che Messer Raniero degli Poloni sia nominato gonfaloniere di Santo Paolino per lo volere dello Santo Volto e delle genti della Repubblica di Lucca. Si comanda che Messer Giuliano degli Carli sia nominato gonfaloniere dello terziere dello Santo Martino per lo volere delle genti della Repubblica di Lucca. Si comanda che Messer Alessandro Giovanni degli Scatena sia nominato gonfaloniere dello terziere dello Santo Salvatore per lo volere dello Santo Volto e delle genti della Repubblica di Lucca.